vantaggio vinto dai bianconeri, che possono quindi manovrare per una prima volta il dare fastidio a Le Duc. Buon pressing da parte di Marco Müller, arriva anche Granlund che ruba il disco a Frossard, passaggio all'indietro intelligente per Wolf e poi la conclusione dell'austriaco. Tanto attenzione a Kohler per Fe, e arriva la rete dell'1-0 di Brennan quando c'era Elia Riva non inquadrato, infortunato Elia Riva che ora si è rialzato ma sta sanguinando, non inquadrato dalle nostre telecamere. Ajoa che si porta in vantaggio con TJ Brennan. Nulla da fare per Koskinen. Vedete qui la scena incriminata con Sciaroni che colpisce Riva, gli arbitri sorvolano. L'azione poi è proseguita, è arrivata la rete di Brennan. L'allontanamento del nativo di La Chaux-de-Fonds, poi Eisen che prova a prendere in velocità Guerra, attenzione a Eisen, ci mette una pezza. Marco Müller perde il puck poi recuperato da Granlund che però sbaglia nuovamente il passaggio, attenzione qui a Sciaroni sotto porta. Gli arbitri però non sono intervenuti e poi qui vedete a un decimo dalla sirena il raddoppio di Boson. Nella circostanza difesa bianconera troppo passiva. Tanto la buona notizia è che Elia Riva è rientrato, Elia Riva che era andato a farsi medicare dopo l'intervento subito ad opera di Sciaroni. Il difensore è tornato ed è lì sulla panchina di riposo, quindi fortunatamente allarme è rientrato. Adesso vedremo se nella seconda frazione il Lugano riuscirà a reagire, che supera Stoffel. Ancora Kohler ragiona sul da parte, da un bel centro, occasionissima per Eisen. Tiri ancora Eisen, altra deviazione per Müller. Müller tocca il puck, Marco Müller evidentemente. Poi l'errore del Ajoa, attenzione Granlund contro Ciaccio. Ciaccio che si allunga col gambale e riesce a... Poi Arcobello per Riva, il tiro di Riva, rete del Lugano, 2-1. Lugano che dimezza lo scarto. Buon lavoro preparatorio di Arcobello e poi la conclusione di Elia Riva. Stavolta nulla da fare per Damiano Ciaccio. Andiamo a riammirare questa azione. Finalmente il Lugano concretizza e si riporta sotto. Seconda rete stagionale per Elia Riva. Andiamo a rivedere il lavoro preparatorio di Arcobello e il tiro di Riva con Ciaccio anche disturbato. Ripete l'esperimento con Müller. Va all'ingaggio, attenzione a Gauthier e prodigioso Koskinen che si allunga con i suoi oltre 2 metri per chiudere la porta a Gauthier che era sfuggito in situazione di break. Una volta in più decisivo Mikko Koskinen. Tanto sulle altre, Guerra ributta il disco dietro la gabbia di Ciaccio. Marco Müller in mezzo, attenzione alla deviazione di Connolly, disco che rimane lì, sta volante. Entra il blocco di Marco Müller, ora però attenzione a Schmutz, tiro, la parata di... E comunque fare effetto quando un giocatore si presenta solo davanti a un colosso come Koskinen. Aslan, la partenza del canadese contro Koskinen e Aslan con calma e sangue freddo realizza la rete del 3-1. Quindi la sfana per i bianconeri si fa
impervia. Adesso ancora Arcobello che va a discutere con gli arbitri. Qui andiamo a rivedere l'esecuzione precisa di Aslan. Nulla da fare per Koskinen. Tanto continua, non inquadrato il contatto d'osso, ma efficace di Ciaccio. Ora attenzione a Eisen. Eisen che cade e la rete vale. Rete ovviamente tattica che viene giustamente convalidata. In questi casi, quando il giocatore sta partendo solo verso la porta sguarnita e viene atterrato, gli arbitri optano per concedere il gol da regolamento. E quindi terza rete stagionale di Eisen. Andiamo a rivedere l'intervento di Türkauf. 4-1, quindi rete tra virgolette fittizia che mette definitivamente di Brennan il raddoppio al 19-59 di Boson, la rete del 2-1 al 46-02 di Riva, che aveva illuso.